quando faccio queste cose mi sento viva, sento che tutto è più colorato e luccicante. C'è stato un momento preciso, perché io mi ricordo benissimo che ero piccola e che ero in stanza con la mamma e c'era in TV le sfilate di Jean Paul Gaultier. E mi ricordo che ero rimasta scioccata, perché c'era, si vedeva proprio nelle scene tutti questi abiti ricamati con tutte queste lavorazioni, intrecci che luccicavano, tutte queste modelle pazzesche. Quindi sapevo che volevo fare vestiti, non sapevo come, quando, però sapevo che era quello, no? Che era quello che mi piaceva fare. Io sono nata a Campeche, ma in realtà non ho mai vissuto a Campeche. Poi abbiamo vissuto in Sinaloa per tanti anni, poi abbiamo vissuto a Mexicali, che è proprio confine con la California, e poi dalle città del Messico, quindi sono stata fortunata perché nel momento in cui abbiamo traslocato a Città del Messico era veramente in realtà l'unico posto dove probabilmente avrei potuto studiare moda, no? Ero già al secondo anno dell'università e un giorno sono stata veramente fortunata, perché è successo che c'era la figlia del migliore amico di mio papà, che era venuta al matrimonio della mia sorella, e mi ha chiesto se volevo venire in Europa. Io sognavo con l'Europa, sognavo, ma non era una cosa che potevamo fare, non era così semplice, non era nei piani. Mi piaceva tantissimo perché mio papà aveva questa grande biblioteca, il suo studio, aveva tutti questi libri di Parigi, di Russia, in tutte le lingue. Lui parlava tedesco, era super autodidatta, parlava francese, dava lezioni di francese. Penso era un suo sogno che mi ha trasmesso, e che quando c'è stata davvero l'opportunità che io potesse venire, lui ha detto sì, vai, lascia tutto e vai. Io ho lasciato l'università e basta, il mese dopo, proprio ero al secondo anno, il mese dopo ero già qui. E dopo un po' qualcuno mi ha parlato del Polimoda. E io, così, ho chiamato a casa e ho detto: ah, ma c'è un'università di moda, posso fare il Polimoda, senza sapere niente, senza sapere neanche quanto potesse costare o l'sforzo che poteva essere, no? Ora mi metto a piangere. E infatti mio papà ha detto sì, certo, falla. Quindi ho reiniziato l'università e ho fatto altri quattro anni. È stato bellissimo, e l'ultimo anno dovevi fare una sfilata, e questa sfilata dovevi cucirti tutto, gli abiti, tutto, no? Io avevo cercato l'ispirazione, avevo trovato che in Messico, in un posto che si chiama San Luis Potosí, che è proprio diciamo nel centro del Messico, un signore inglese che si chiama Edward James aveva costruito un castello. Questo castello è nel mezzo della giungla, che un po' ricorda Gaudí, no? E questo posto magico, che ha scale che salgono, che non arrivano da nessuna parte, a serpenti giganti di cemento, fra gli alberi, è tutto colorato. E quindi ho fatto questa collezione molto colorata, molto verde, molto ispirata a questa storia. In realtà, poi alla fine ero molto triste perché la direttrice, non piaceva la direttrice veniva di Anversa, no? Quindi era tutta molto minimalista, e quindi mezz'ora prima di uscire, che dovevano sfilare, è arrivata da me, ha visto la collezione e ha detto: vabbè, ci hai provato, no? Bene, è andata così.
Io stavo malissimo, malissimo, ho pensato, stavo malissimo perché ho pensato di aver sprecato il mio tempo, come mi era venuto in mente, sì, sappiamo che sei messicana, ma non è che lo devi mettere ovunque, avevo messo troppi colori, e stavo malissimo. Alla fine ho sfilato, c'era questa classifica, tutto un tratto arrivano e mi dicono devi venire, devi venire, devi salire in questa stanza, salgo in questa stanza, ci sono tutti i giudici e mi dicono no, congratulazioni, hai vinto te, hai vinto te. E io ero tipo, ho iniziato a piangere e la direttrice non mi ha detto niente, ma poi si è avvicinata Eva Cavalli mi ha detto perché non vieni da noi a fare uno stage? Che fai adesso? Torni a casa? No, se rimani vieni da noi, no? Io ho pensato, ero tipo alle nuvole, tutta la sera cantavo We are the champions. Quando è finito il mio stage, è stato in quel momento l'art director che ha detto Marisol, secondo me tu sarai brava nei ricami, vai ai ricami. Da lì in poi è stato bellissimo, è stato un mondo veramente luccicante, pieno di paillettes, di tubini, di tornare a casa che ti escono dalle scarpe. Effettivamente, ripensandoci, la mia vita passa da colorante, luccicante, rosa, unicorni, a teschietti e cose magari non capibili come il Día de Muertos, no? Il Día de Muertos magari adesso magari si sta iniziando a conoscere per Coco, per il film, però in realtà per noi è una cosa molto importante, la morte per noi, siamo molto legati alla morte, non è che non abbiamo paura o che non lo so, semplicemente per noi il Día de Muertos è una festa dove quel giorno si suppone permesso ai nostri cari di venirci a visitarci, a celebrare con noi, quindi tu prepari l'altare, metti i cibi che a loro piacciono. Mettiamo anche i teschi, ci sono i teschi di zucchero, nell'antichità ovviamente erano teschi veri, ma adesso li facciamo di zucchero e tu metti il nome della persona, no? Questi teschi mi piacciono tantissimo, quindi da lì ho iniziato a una mattina mi sono svegliata che volevo fare un teschio, ero lontana da casa, non è che potevo andare a comprarmelo o a ordinarlo, tutti questi teschi colorati, quindi ho detto ok, no, mi devo fare un teschio, non è possibile che io messicana non abbia un teschio in casa. E quindi ho iniziato a prendere, avevo un'lata, come si chiama, il candy schiuma, e quindi ho creato la forma e quindi ho iniziato a riempirlo, poi ovviamente ho messo tutte le perline. Sono stata ore e ore e ore a fare questa cosa e da lì poi è nata tutta una serie di teschi tutti colorati. Alla fine sono arrivata qui grazie a tutti gli sforzi che ha fatto lui, no? Per farmi stare qui, per permettere di vivere questa vita che probabilmente anche lui avrebbe voluto vivere, ma c'era la possibilità solo per me. E quando ero qui, tutto un tratto, mi hanno chiamato e mi hanno detto che dovevo prendere un aereo perché mio papà non stava bene. E ho passato tutta la notte a cercare un aereo, alla fine l'ho trovato, ma in realtà non sono riuscita ad arrivare, avevo scalo a Parigi e io pensavo che lui ancora stava nell'ospedale e avevo comprato un CD di Edith La Piaf perché a lui le piaceva tantissimo e quindi pensavo di arrivare in ospedale e metterlo. In realtà non sono arrivata e in realtà lui non c'era già più. E da lì in poi per me è stato veramente una discesa di emozione perché non capivo perché ero qui, non capivo perché era successo, non capivo più niente.
e dopo stare veramente male, ho semplicemente capito che lui c'era sempre, lui c'era ovunque, lui c'era in tutte le cose belle, in tutte le cose che facevo, e semplicemente dovevo provare a fare di meglio ogni giorno e provare a vivere la vita che avevo avuto in regalo. E come mi diceva, di stare tranquilla, no? Che mi diceva anche la nonna, che era la sua mamma, mi diceva: chill, mija, vivala bonito, non si stressi. Io da lì in poi non sentivo più il peso delle giornate, se ero stanca, se avevo lavorato troppo, ero semplicemente felice. E ho iniziato, sono di base molto positiva, no? Però da lì in poi credo che ho iniziato a vedere tutto con altri occhi, con semplicemente con gli occhi di fare meglio, del bello che c'è in tutto, della fortuna che era essere a Firenze, circondata di rinascimento, di questi posti meravigliosi, la fortuna che ho di avere questa casa, di vivere in campagna, del sole, ripeto sempre, no? Di tutti i colori, di tutti i luccichini meravigliosi e soprattutto di fare quello che avevo sempre sognato di fare. Adesso ho cambiato lavoro, adesso sono da Valentino, lavoro con un team di persone meravigliose e questo lavoro mi ha portato da tante città a viaggiare, ho visto tantissime cose, ho vissuto esperienze meravigliose e sempre stancante, sei sempre stanco, comunque c'è tanto da fare, tante ore di lavoro, però comunque la sera torno a casa o la mattina mi sveglio che ho veramente bisogno di creare, di prendere qualcosa, di tornare, di ricamare, di disegnare, mi piacciono le forme, le cose nuove, tipo la plastilina, e mi piace provare qualunque cosa, no? La vita è colori, la vita è un viaggio stravagante, no? È un dono che ci è stato dato, che dobbiamo ringraziare e quindi quando faccio queste cose mi sento viva.